stretch myself back into the vibe. I'm waking up to say I've tried instead of waking up to another TV guide. It's time now to turn around, turn and walk on this crazy ground. Provare un'esperienza diversa e nuova, e poi vabbè. Ma senti, ma tu ti sei preparata per questa manifestazione, per questo concorso? In che senso proprio? Mangiando di meno, provando a sfilare davanti allo specchio. Ma sì, tu sai una cosa, che metti caso dovessi vincere Miss Italia, sì, di la verità, in quanto tempo lo lascerai? Subito? Un mese, due mesi, un anno? Una settimana. E infatti ho deciso di iscrivermi a questo concorso anche perché mi interessava vedere come veniva organizzato un evento così importante di Aladino. Allora, fai conto, no? Io sono la lampada di Aladino, quindi mi devi sfregare ai tre desideri. Vai. Allora. No, mi devi sfregare però. Questa è una domanda un po'... Allora, e qualche volta aiuto mio papà con la mia cugina, faccio la segretaria, perché mio padre c'è anche stata una ditta, perso Ash, praticamente. Vabbè. Senti, ma come sei grande, che cosa vorresti fare? Da grande vorrò diventare medico, chirurgo, e per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, chi lo sa. Senti. Nella vita mi piace ballare, esco con gli amici, fare cose nuove, non so. Senti, ti trovi in finale, sei tu e un'altra miss. Devi convincere la giuria, eccoli là. Cosa dici? Beh, cerco di essere più spontanea possibile. No, devi proprio dirlo. Piano e studio a Firenze, faccio scienze motorie, perché fin da piccolo ho frequentato sport, danza e nuoto. A che livello? Amatoriale. Qual è che ti piaceva di più? Nuoto. Poi perché non hai proseguito? Perché adesso sto studiando, quindi ho l'obbligo di frequenza e la maggior parte del tempo sono all'università. E a settembre inizierò l'università. Ti posso chiedere un passo di precedenza? Ti posso fare un'onda di qua. Vai? Mi è sempre piaciuto. Sì. Me lo sono negato, prego. O meglio, ho viaggiato. Quali sono le mete che consiglieresti? Le mete più belle sono comunque la Polinesia, l'Australia, poi dipende ovviamente dalla persona. Mi hai detto le più belle e le più costose. Giusto, faccio anche i miei interessi, no? E mettici pure Monte Catini Terme. Giusto, certo, per le terme senz'altro, ho mandato tantissimi clienti qua giù. Allora, prego. E studio a Firenze psicologia, perché un giorno vorrei fare la criminologa. La criminologa, come ti è venuta in mente? Sì, perché ho conosciuto una ragazza che faceva la psicologa e anche lei aveva iniziato questo indirizzo e mi ha fatto appassionare. E recitami una poesia. Mi illumino d'immenso. Sarei cattivo se lo facessi realmente, davvero? Sì, ma io te l'ho detta, la più corta. La più corta e basta? No, perché? A settembre vorrei iscrivermi a medicina. E nell'ambito dello spettacolo mi piacerebbe intraprendere la carriera di ballerina. Senti, tu hai seguito Miss Italia negli anni precedenti? Sì. A chi ti sei ispirata questa sera? A me mi piace molto Anna Valle. Acqua e sale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male,
non ho un tipo ideale, mi dovrà colpire molto. Non ho un ragazzo ideale. Tipo? Non so, biondo con gli occhi azzurri. Quindi potrei andare bene? Sì. Ti devo dire la farmacia, scusate. Ma ti piacerebbe lavorare di più in una farmacia, la classica farmacia, o magari in un ipermercato? Alla classica farmacia, chiaro. Adesso vorrei affrontare l'università di scienze motorie, essendo una ragazza molto sportiva. Che cosa fai? È da 15 anni che pratico ginnastica ritmica a livelli nazionali e addirittura quest'anno ho vinto il campionato italiano. Oh là là! Vai, fatemi sentire, complimenti! Spesso la cioccolata. Ma senti, ma nella gelateria c'è sempre qualcuno che viene lì e tu dici questo non viene più per il gelato, ma viene forse per me? Sì, sì. E tu sei fidanzata? No. E me? E me? È nulla, per ora va bene così. E mi è capitato di dire? Questa Roma, vabbè, diventare un buon architetto e ora come ora sperare di arrivare a Salto Maggiore. Senti, chi ti ispiri? Chi è il tuo architetto preferito? Vabbè, Renzo Piano. Un'altra curiosità, sei fidanzata? Da 2 mesi sì, però è Grosseto, è rimasto là perché in questo momento non mi segue in questa avventura. Anzi, non so chi c'è.